Buon pomeriggio, e allora, eccoci, questa è la puntata finale di Quirinal Tango in diretta dagli studi del Fatto Quotidiano di Roma in via di Sant'Erasmo Allora, lo abbiamo seguito tutta la scorsa settimana adesso è successo, un'ora fa Sergio Mattarella ha giurato da Presidente della Repubblica, lo ha fatto di nuovo dopo aver detto più e più volte che non l'avrebbe voluto rifare e invece in qualche modo ci è stato costretto. Partiamo allora proprio dalle sue parole davanti al Parlamento. Questa è la nostra copertina. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani di ogni età, di ogni regione, di ogni condizione sociale di ogni orientamento politico e in particolare a quelli più in sofferenza che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese, impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento, che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me. Travagliati per tutti, anche me, per me, ha detto Mattarella poco fa, io vado subito a salutare Antonio Padellaro che è collegato qui con noi, che ci ha accompagnato lungo tutto questo percorso perché lo ricordiamo, quindi dal tango è stata un'idea tua. Buon pomeriggio Antonio, grazie. Bu, buon pomeriggio Silvia e a tutti. E saluto e ringrazio anche il direttore del fattocotidiano.it, Peter Gomez, collegato con noi da Milano. Buon pomeriggio Peter. Ciao, buon pomeriggio. E così come ci ha accompagnato anche la settimana scorsa più volte Manolo Lanaro in diretta per noi da Montecitorio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio a tutti. Allora Antonio, partiamo da te. Che discorso è stato? Giorni travagliati, ha detto Mattarella, gli veniva forse anche un po' da sorridere. Sì, diciamo che è stato un discorso di unità nazionale, applaudito anche da chi eh, non ha votato per Mattarella, parlo di fratelli d'Italia perché ha avuto l'abilità eh, consumata di toccare tutti i temi eh, che facevano piacere ai vari, ai vari raggruppamenti. 55 applausi dimostrano comunque il gradimento del Parlamento. Eh, dal punto di vista più generale io penso che sia una, una, una trasfusione di sangue. Eh, nel momento in cui il quadro politico istituzionale si presentava indebolito, perché non nascondiamoci il fatto che eh, sia il governo, sia la maggioranza, sia le istituzioni sono uscite piuttosto malconce eh, da questi giorni di, di voto, eh, Mattarella ha messo, diciamo, ha, dopo aver accettato. Uh, ha messo a disposizione se stesso i prossimi anni, vedremo se saranno sette o saranno di meno, però se mi passate sempre questa metafora banale è una trasfusione che vale una volta, cioè nel senso che adesso il governo dovrà dimostrare di, essere, di stare in piedi da solo, uh, con una maggioranza che è abbastanza claudicante. E infine volevo fare una notazione sulle parole della politica. Questo discorso è stato un discorso pieno di parole, ma la domanda è questa, che valore hanno le parole al di là della buona fede di Mattarella certamente, di chi le pronuncia, nel momento in cui, eh, a proposito della settimana travagliata, eh, Mattarella ha dovuto accettare. Io poi, a me viene da sorridere anche l'espressione sacrificio: insomma, sacrificio fa il Presidente della Repubblica, poteva andargli anche peggio nella vita, no? Ecco, questa cosa del sacrificio. Ma che valore possono avere le parole dopo che lui aveva ripetuto tante, 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 tante volte che non si sarebbe. che, non, che, che la sua, il suo ciclo era finito. Ora io capisco, lo abbiamo capito tutti, che non c'era altra soluzione. Però, ripeto, forse un po' più di prudenza nel momento in cui si diceva sono vecchio, sono anziano, sono stanco, lasciatemi in pace, io l'avrei usata perché altrimenti le parole perdono di significato e anche il discorso di Mattarella, un buon discorso, perde di significato. Ecco, Mattarella ha parlato, si era detto che avrebbe parlato una ventina di minuti, in realtà ne ha parlati 40, quindi sicuramente con tante parole al suo interno. C'è un altro passaggio del discorso che ci è sembrato molto importante, ve lo facciamo ascoltare. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Ecco, Peter, la magistratura, come leggiamo queste parole? Intanto è una sberla se sì a chi e poi mi viene da dire ma non è appena stata fatta una riforma della giustizia? Sì, la riforma della giustizia è appena stata fatta ma adesso c'è il CSM ancora da riformare e poi ci sono i referendum. Uh, credo che sarà l'unica parte del discorso di Mattarella che verrà qua, vedrà qualche tipo di attuazione da parte di questo Parlamento uh, un po' perché la magistratura si è messa nella condizione una parte di essa uh, di perdere tantissima credibilità, dall'altra parte perché da parte del Parlamento c'è un senso di rivalza, quindi io credo che ne vedremo un po' di tutti i colori da questo punto di vista uh, l'altra um, è Sai, questi applaudono, applaudono, applaudono. Uh, avevano applaudito anche l'altra volta, andatevi a risentire il discorso, uh, poi quello che, di quello che chiedeva il Parlamento, poi di quello di cui chiedeva il Presidente, poi viene fatto solo una parte minuscola. Io non credo che la riforma della giustizia che uscirà da questo Parlamento sarà una riforma che ci farà esultare, anche perché come abbiamo spiegato più volte, se la questione chiave è quella delle correnti, l'unico modo per tagliare la testa alle correnti, arrivati a questo punto, è imporre il sondaggio tra le candidature. Ma dato che ti dicono... Sorteggio, scusate, non i soldati. Sarebbe <ride> stato anche... divertente. <ride> però. Anche soldati, perché sarebbe meglio di questo tipo. Però non lo vogliono fare. Perché in realtà ti dicono sempre che ci sarebbero dei problemi di costituzionalità. Tanto andiamo a vedere se ci sono dei problemi di costituzionalità, perché l'idea per bypassare tutto questo c'è. E poi perché la verità è che uh, ca il cancro delle correnti non è che faceva comodo solo un sacco di magistrati. I quali si iscrivevano a quella o a questa corrente perché, sapendo che poi avrebbero fatto più carriera oppure sarebbero stati protetti maggiormente di fronte alla sezione disciplinare del CSM. Fa un sacco di comodo anche ai politici, con una differenza che abbiamo detto tante volte: eh, Lotti e Ferri sono ancora al posto loro, anzi, Lotti era entrato nel Partito Democratico dopo essersi autosospeso, dopo aver partecipato a quella famosa cena all'Hotel Champagne, in cui si discuteva tra l'altro il posto del magistrato che avrebbe dovuto sostenere l'accusa nel processo contro di lui, mentre be bene o male gli altri appartamenti, chi più e chi meno, sono stati tutti sanzionati, sono scoperti, diciamo, quelli che facevano parte delle toghe, almeno in questa ipocrisia, sono passati. Il sistema delle correnti fa un comodo bestiale anche alla politica, perché un magistrato libero dalle correnti è un magistrato più libero e quindi diventa un magistrato più pericoloso. Uh, e questo, questo è il punto. Poi a me è colpito un altro passaggio fatto però, forse per ringraziarsi qualcuno, forse era quando lui parla dei rischi che, so, che corrono le democrazie rispetto ai poteri economici internazionali e sovranazionali. Mm. Uh, è una cosa vera, lo sappiamo tutti, ma perché l'ha detto proprio oggi? C'entra qualcosa Mario Draghi? Eh, certo, è una domanda no, no, hai perfettamente ragione, Peter. Volevo soltanto aggiungere, a proposito di quello che dicevi tu della giustizia, che il procuratore Gratteri ha immediatamente rilasciato una dichiarazione un discorso di Mattarella molto condivisibile. Ovviamente, poi dice il guaio che poi non si traduce sul piano normativo e spesso si fanno riforme che peggiorano la situazione. Quindi è esattamente questo, no, certo, no, certo. E invece volevo andare da Manolo perché un altro dei passaggi che almeno personalmente mi hanno colpito è quello sui tempi del Parlamento, perché sembrava che Mattarella dicesse ok, però eh, insomma, gli equilibri tra i poteri dello Stato devono essere rispettati e quindi il Parlamento deve avere i tempi necessari per fare le leggi, cioè per quello che è chiamato a fare. È così Manolo. Assolutamente sì, Silvia. Eh, il Presidente Mattarella ha detto no alla compressione dei tempi parlamentari, questo è un rischio. Gli atti del Parlamento, il Parlamento, eh, gli atti del Governo, scusate, il Parlamento eh, sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. Chiaro il riferimento del uh, Presidente Mattarella all'ultima legge di bilancio che è stata. Eh, votata e approvata proprio al rush finale. Ricordiamo tutti che eh, nel passaggio alla Camera, soprattutto nelle commissioni, non c'è stato il tempo necessario per esaminarla, non ci sono stati emendamenti. Eh, si è passati così a un voto di fiducia. I parlamentari hanno votato a scatola chiusa. Eh, questo bisogna anche dire. Non è il primo atto di uh, questo tipo. Chiaro che uh, anche con il governo Conte si è sempre corso sui provvedimenti, in parte oggettivamente giustificati dalla pandemia e dal uh, in qualche modo inseguire l'emergenza, emergenza che uh, speriamo tutti uh, vada a scemare, e di conseguenza che uh, questo modo di arrivare all'approvazione degli atti del governo, termini una volta per tutte. Un vedevo, altro punto... Eh, scusami Manolo, tonico, volevo, vedevo Antonio eh, un attimo perplesso su questo, non so se voleva aggiungere qualcosa. No, no, Manolo, concludi poi. Okay. No, L'unica cosa che volevo dire, che secondo me è molto importante del discorso del Presidente Mattarella è questo convinto grazie al governo Draghi proiettato a porre le basi della crescita, nato dall'emergenza, ha detto il presidente della Repubblica e proiettato a una nuova stagione di crescita. Al governo esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro, come a dire ai partiti non fate scherzi, visto quello che è accaduto anche ieri in Consiglio dei Ministri ne... da parte dei ministri della Lega. Ne parleremo. Eh, Antonio proprio... Prego, no, no, volevo dire che io sono invecchiato eh, sentendo parlare di lotta all'evasione fiscale e di compressione dei tempi parlamentari degli atti del governo. Eh, diciamo che ogni Presidente della Repubblica fa questi appelli, ma, ma da tanti. Eh, eh, dal, è stato calcolato che dal 2018, cioè dall'inizio della, della legislatura, ci sono stati 150 voti di fiducia. Uh, quindi verrebbe da dire di cosa stiamo parlando poi il potere del Presidente della Repubblica è quello del monito dell'appello della, della moral situation ma se poi i governi hanno urgenza di eh, far approvare le loro leggi non c'è niente da fare qui va ricordato un, un, un testo del, di, un, di un grande Presidente della Repubblica che si chiamava Luigi Einaudi e questo libro si chiamava Le prediche inutili. Diciamo che quelle del Capo dello Stato sono per definizione delle prediche inutili. <ride> Antonio, invece resta da te per chiederti questo. Noi abbiamo parlato tutta la, la scorsa settimana delle sorti di draghi. Secondo te a questo punto, visto anche questo endorsement, se lo possiamo chiamare così di Mattarella oggi per Draghi, il presidente del Consiglio ne esce rafforzato? Ma senti, il Presidente del Consiglio ha davanti a sé problemi molto, molto pesanti. Non parlo, parlo dell'attuazione dell del PNRR, perché quello è già, sarà già un ostacolo e tutte le vicende che sappiamo, ma abbiamo, come dicevamo all'inizio, una maggioranza che è uscita a pezzi dal, dal, dai voti del Quirinale. Cioè, Salvini, che come sempre tiene il piede in due staffe, eh, eh, quanto durerà l'appoggio della Lega al governo? Eh, ricordiamo che ehm, nella primavera della, di quest'anno, cioè tra pochi mesi, si andrà a votare per un test di elezioni amministrative che riguarderà mille comuni e parecchi capoluoghi importanti. Quello sarà una prova decisiva perché se facciamo un'ipotesi eh, il Movimento 5 Stelle dovesse perdere le elezioni è, è sempre tradizione per il Movimento 5 Stelle andare male alle amministrative eh, voi potete escludere che Di Maio già così abbastanza agguerrito non voglia dare il colpo di grazia alla leadership di Giuseppe Conte io non lo escludo affatto così come non escludo che dentro la, la Lega, se la Lega dovesse perdere punti a favore di Fratelli d'Italia, eh, possano nascere dei problemi. Insomma, io credo che Draghi eh, farà certamente quello che può fare, ma se eh, entriamo, come stiamo entrando, in una fase elettorale che avrà un round in questa primavera e poi le elezioni politiche... Nella primavera del 2023 io la, vedo, la, io la vedo brutta per il governo Draghi, cioè non vedo un percorso tra, facile. Certo. Sentiamo allora oggi, eh, a proposito della Lega, abbiamo saputo da pochissimo, ce l'ha comunicato lui sui social, tanto per cambiare, che Matteo Salvini è positivo. Al Covid, però questa mattina aveva incontrato, prima evidentemente del test, il ministro Giorgetti e eh, all'uscita sentite che cosa ha detto ai giornalisti che lo aspettavano. non eh. Sì, certo. non parlo per interposta persona, però Non sono abituato io. a farlo. Comunque la è stabile al governo. La Lega stabile al governo, Manolo, però lo accennavi prima, ieri in Consiglio dei Ministri lo stesso ministro Giorgetti che eh, sta minacciando le dimissioni un giorno sì e l'altro pure quasi non si è presentato. Diciamo che il ministro Giorgetti ha dimostrato mh, di fronte a quella che è la strategia di Matteo Salvini un minimo di serietà in più rispetto agli altri suoi colleghi ministri. Del partito ricordiamo che è già accaduto che il ministro Caravaglia e il ministro Stefani lasciassero un consiglio dei ministri per dirigersi poi al senato, votare contro il governo. Insomma, credo che il ministro Giorgetti non se la sia proprio sentita di fare tutta questa, diciamo, messa in scena. Se mi permettete questa parola. Salvini ha ottenuto quello che voleva, i titoli dei giornali eh, che parlavano di uno strappo e poi questa mattina ha detto ci mancherebbe altro se non stiamo al governo. Ovviamente Salvini sono usciti i sondaggi dopo questa settimana, è in caduta libera rispetto soprattutto ai consensi sia come leader sia come partito di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Eh, ha dato questa idea di essere al governo, ma in qualche modo anche eh, di fare opposizione dall'interno. Eh, ci sta provando in verità anche da prima del, della partita del Quirinale, sul Caro Bolletti, aveva chiesto 30 miliardi, il penultimo CDM, ne ha varato uno. Questo è lo stato dell'arte. Diciamo molta comunicazione, una comunicazione come al solito. Molto eh, prestante e i risultati in verità pochi. Ecco Peter. È così: cioè Salvini, intanto abbiamo detto e penso sia chiaro: è uscito a pezzi da tutta questa partita, forse è stato il leader politico che è uscito peggio da tutta la partita del Quirinale. Ma adesso, eh, come diceva Antonio, sarà un anno di campagna elettorale. Già le amministrative adesso, insomma, ci dobbiamo preparare a un anno difficile anche per la stessa Lega, intendo. Sì, sarà un anno di campagna elettorale, però io immagino che almeno nella parte iniziale, i primi sei mesi, assisteremo a molte cose tipo quelle di oggi, come diceva giustamente Manolo Dalaro, Naro delle recite. Cioè io ti dico di no, su una cosa piccola non voto, faccio uscire i giornali, eccetera, e poi il provvedimento passa. A partire dall'estate, mentre ci si arriva, a... Vicina alla scadenza ci cioè si avverriva alla legge finanziaria, suppongo che sarà tutto più complicato. Immagino che vedremo un sacco di voti di fiducia. Uh, nel senso che la faccia tra... di mattarella. Insomma, come diceva Beh, Antonio prima, no? Invecchieremo tutti così. a un certo punto, l'hanno voluto. Capitano della nave in tempesta se la nave è in tempesta si eseguono gli ordini del capitano finché l'equipaggio non si ammutina. La mutinata ci potrebbe succedere questo, però questa è, un è una regola del mare, cioè se c'è brutto tempo, uh, non è che dici allo skipper scusa, non sono d'accordo, roba del genere, anzi, le sì. vele, no, Poi, cioè, Hai ragione, cioè, Peter. La domanda: adesso è chiaro che nei prossimi mesi il governo regge. La domanda è questa: è questa, ma la Lega e il Movimento 5 Stelle accetteranno di arrivare alla scadenza della legislatura nel governo o la tentazione di prendere le distanze dal governo li porterà in una fase di limbo in modo da poter fare una campagna elettorale? Questo è il problema, perché sono due forze che per loro problemi stanno a disagio e l'altra domanda è questa, ma Mario Draghi ma, mh, accetterà di stare lì Presidente del Consiglio di una maggioranza sempre più incerta. Insomma, io credo che Mario Draghi, appunto criticabilissimo sotto tanti aspetti, non abbia bisogno di fare il Presidente del Consiglio per avere un'occupazione della vita e quindi anche lui dovrà fare un po' di conti no? sul suo futuro. Gli altri dovranno fare i conti, cioè, siamo quelli che hanno fatto di, me, di mettere quello che ci avevamo raccontato, che era l'unico che ci poteva salvare. Io credo che quindi, la penso come te: nei primi mesi non vedo tanti problemi, avvicinandoci all'estate, comincerà o durante l'estate, incomincerà il delirio. Da questo punto di vista, invece, per quanto riguarda la Lega, la Lega al punto che Uh, ha bisogno di un'altra lezione amministrativa perché in cui le cose gli vadano un po' male per mettere davvero in difficoltà Salvini. Se invece non gli andassero così male, dato che non hanno un altro, resta lì. Ma il vero invece per il vero appuntamento per i 5 Stelle è il referendum sulla giustizia, perché è inutile. Noi l'abbiamo raccontato tante volte come quel referendum per molti quesiti ottenga degli obiettivi addirittura opposti rispetto a quello che dicono i loro promotori però ha una grandissima valenza simbolica. Ed è ovvio che a tutti gli italiani questa giustizia, come l'abbiamo vista, faccia abbastanza schifo. Quindi può essere che quel referendum faccia il quorum, a differenza di tanti altri. Quando, si, quando ci sarebbe il referendum? C'è la cannabis e l'eutanasia. No, no, quando? Sì. I tempi? Dovrebbe essere la prossima primavera, giusto? Prima delle elezioni, se, se va tutto ok. Sì. Se ci fosse anche la cannabis e l'eutanasia... Ah, bisogna vedere perché sulla cannabis eutanasia non c'è ancora il pronunciamento no, della Corte Costituzionale è verosimile pensare che quel referendum sia un referendum in grado di fare il quorum certo. e quello sarà il problema dei 5 Stelle, che posizione prenderanno? Uh, eh. Magari però prima devono anche risolvere qualche problemino interno, eh, mi spiego meglio, eh, anzi vi volevo far vedere e commentare un post che eh, ieri Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog, ecco lo vediamo insieme. Eh, ha scritto una volta un padre venerabile Mapo Matma Gandhi disse ai suoi, sì tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo così egli l'elevato, non vuole essere un padre padrone ma un padre che dà ai figli il dono più grande, sicché sì, rinunciò a sé per consentire il passaggio dall'impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale, figli miei, il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si sì e ci dissolvono nel nulla. Mm. Allora, eh, eh, Antonio, mm. eh, noi oggi sul giornale, insomma, l'abbiamo detto, sembra un, quantomeno un buffetto. A Di Maio, sì. insomma, nei 5 Stelle non c'è proprio un clima tranquillissimo in questo momento, no? Diciamo Beppe Grillo ha fatto il posto, nello stile di Beppe Grillo. Il problema è quanto funziona, quanto funzionano questi appelli diciamo anche abbastanza scherzosi perché è evidente che lui più che Gandhi sembrava Gesù Cristo, no? parlava come sì. <ride> sembrava il discorso della montagna, no? Io ho l'impressione che il, il punto focale, io non credo che ci siano de, tanto dei personalismi nel movimento 5 Stelle, sì, forse Di Maio e Conte non è che si siano simpaticissimi. Il problema è veramente di prospettiva, perché c'è una parte del movimento 5 Stelle che vuole stare al governo <ride> e c'è una parte che non vuole più stare al governo. Questo è il punto, e allora eh, per ora resteranno al governo. Ma se, ripeto, le spinte, soprattutto della base eh, che, che è polemica nei confronti del governo Draghi, eh, dovessero prevalere e dovessero sommarsi a un insuccesso elettorale eh, nell'amministrativa eh, di primavera, io credo che possiamo aspettarci delle sorprese dal Movimento 5 Stelle, nel senso che potrebbe anche uscire dal governo, magari collocandosi in una posizione... Di astensione, so, quelle cose della politica italiana. No? Ecco, eh, Peter, stamattina Conte eh, all'aria che tira ha detto un chiaramento un chiarimento pubblico non vuol dire che siamo alle gogne a creare meccanismi mediatici, una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi e gli iscritti. Eh, che cosa significa questo? Non vuole no. gogne mediatiche evidentemente nei confronti di Maio, no, però forse... vuole un chiarimento pubblico congresso, una roba del genere. È online, è cioè, una piattaforma. Ah, una cosa sì, magari fatta online perché ormai si fa tutto online, ma una cosa del genere vuole. Ma comunque poi la questione centrale è che di Maio, fra un anno, se non cambiano le regole, non si può più ricandidare nel Movimento 5 Stelle. Cioè, tutto la, le tensioni di tutto questo sono basate perché fino adesso si pensava che in qualche modo si sarebbe arrivati a una modifica di queste regole... Quanto meno dando la possibilità a Conte o chi per lui di selezionare i parlamentari meritevoli e poi farli votare dalla piattaforma, cosa che, di cui Grillo, che è detentore del simbolo, allo Stato, sembra non volerne sapere per quello che si capisce da quel posto è rispettate le regole, ma quelle di adesso, giusto o sbagliate che siano, voglio dire, e che questo vuol dire andate a casa tutti in 70-67. È ovvio che per, per coloro i quali in mezzo a quei 67 sono pochi, sono 5, 6 o 7, sanno che in caso di rielezione potrebbero essere rieletti, questo diventa un dramma. Lo diventa per Di Maio in particolare, non lo diventa sicuramente per Torinelli, perché Torinelli. Che infatti, è per mantenere la regola dei due mandati, sa che avrebbe molto meno possibilità uh, di essere rivotato. Ma poi su questo bisogna dire Torinelli, tanto criticato, ha sempre mantenuto una sua assoluta coerenza da questo punto di vista. E questo è, una, è un punto molto forte, uh, perché l'altra cosa che ti dice il grillo con quel post è signori. Guardate che io posso anche chiudere tutto. Eh. Dopo ve lo, fate, ve lo fate da soli il Movimento 5 Stelle. E quindi è ovvio che aumentino le tensioni finché non risolvono tutto questo, a Guarda. mio parere dovrebbero risolverlo settimana prossima, almeno si dà tempo a Di Maio e agli altri se la soluzione fosse diversa da quella che lui spera, di organizzarsi e mettersi con qualcun altro se aspira a continuare a fare po vita politica, eccetera, oppure dire io, come ho già detto, rimango qua dentro nonostante che io non mi possa ricandidare. Vediamo il nostro proprio Manolo questa mattina ha beccato vicino al Parlamento Gianluca Vacca e Davide Crippa dei 5 Stelle proprio e stato, gli ha fatto fare un botta e risposta. Sentiamolo un attimo. Chiedete a Conte una maggiore collegialità? Beh, sì, questo lo chiediamo ovviamente sempre. Non c'è stato un coinvolgimento reale in quei giorni del, dei parlamentari, dei grandi elettori, ma soprattutto chiediamo chiarezza, perché sono state dinamiche poco chiare, è stato riportato dai giornali, i diretti interessati hanno parlato di dinamiche che non è incomprensibile e quindi degli errori. Chiediamo che si faccia luce su quello che è accaduto in quei giorni e se c'è un nuovo corso del Movimento 5 Stelle che. Conte vuole prendere che ancora non è stato discusso con nessuno. Di Maio, ha sbagliato nei modi a chiedere questo chiarimento dal vostro punto di vista? Noi crediamo ci debba essere un chiarimento, si devono trovare una, una modalità per discutere e se ci sono delle cose che potenzialmente possono non essere magari state apprezzate si trova un modo opportuno per poterlo fare, per discuterne anche l'appello. Eh, di Peppe Grida mi sembra molto chiaro quello di ragionare tutti insieme rispettando i ruoli e cercando insomma di unire il movimento e non di dividerlo Manolo che aria si respira? Eh, che aria si respira? Innanzitutto vi possiamo dire che dallo staff del movimento eh, del presidente Conte eh, ci dicono che insomma si sta attualmente ragionando se fare un'assemblea di parlamentari o un'assemblea più larga aperta a tutti gli iscritti. Eh, questo non è un dato da poco perché proprio tutto il gruppo eh, vicino a Luigi Di Maio teme invece che questa seconda eh, opzione sia proprio la gogna mediatica che proprio questa mattina eh, il presidente Conte invece eh, cercava in qualche modo di scongiurare. Rispetto ai tempi, o questa settimana o la prossima settimana, su questo sono tutti d'accordo, bisogna arrivare a un punto. Certamente, come ricordava eh, il direttore Gomez, ieri sera c'è stata un'assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle alla quale siamo andati, Toninelli, ma anche Andrea Cioffi, che sono due senatori, eh, due storici attivisti, al secondo mandato sono entrambi. Per mantenere la regola senza, assolute, senza alcuna deroga al limite dei due mandati, a Gianluca Vacca, che era assieme ad altri parlamentari, insieme a Luigi Di Maio, nelle famose dichiarazioni, proprio eh, negli istanti immediatamente successivi all'elezione del presidente della Repubblica Mattarella. Ecco, Vacca invece, quando gli abbiamo chiesto ma deve essere anche questo tema discusso adesso, ebbene eh, lui ci ha detto no, eh, non è questo il momento per discuterne. Certamente eh, ha ragione anche il direttore Padellaro, cioè eh, qui c'è un sospetto nella parte eh, di parlamentari che si riconosce più nella guida e in quello che in questo momento sta cercando di esprimere. Luigi Di Maio attraverso le critiche fatte a Conte, ovvero che Conte stia cambiando la linea politica e che forse vuole uscire se non oggi, magari dopo la prossima tornata di amministrative dal governo. E questa è una preoccupazione forte. Di conseguenza, appare evidente che questo chiarimento non è più assolutamente rinviabile. Va stabilita la linea politica. Va stabilito chi decide, sicuramente il gruppo uh, che fa riferimento a Di Maio chiede una maggiore collegialità. Probabilmente quello che possiamo, e concludo, quello che possiamo sicuramente uh, così azzardare da una serie di contatti è che forse andrà rivista uh, l'organizzazione quantomeno dei vicepresidenti. Eh, Peter Antonio, in tutto questo non abbiamo parlato del PD, però mi ha fatto impressione leggere ieri un'intervista a Bettini, che è sempre stato considerato il deus ex machina del partito, eh, nella quale Bettini diceva che il partito è uscito compatto, compattissimo da questo voto per il Quirinale. E che però forse adesso è il momento di guardare, addirittura di aprire, addirittura Forza Italia, cioè il PD che si sposta verso questo mitologico grande sì. centro. No, scusami, io conservo. C'è un mistero che io non sono riuscito a risolvere, forse voi sì, ed è il mistero di Bettini, cioè Bettini <ride> viene continuamente chiamato in causa come una specie di. Di guru, di, di profeta, cioè Bettini sa tutto, Bettini ha fatto tutto, Bettini diciamo è onnisciente, eh, altro che grillo, no? lui è veramente una. E, e quindi non so io ho l'impressione che Bettini sia una degnissima persona. Non ho l'impressione, è una degnissima persona. E, e, e cerca di fare quello che può per tenere insieme le varie tribù del Partito Democratico. Però ecco, non gli darei, una, non darei le sue parole del significato di profezie, dà le sue valutazioni, poi i giornali sappiamo come sono fatti. No? Chi sentiamo oggi sul PD, siccome non parla nessuno del PD, <ride> perché ovviamente sono tutti, la, vecchio, la vecchia metafora, sotto il pelo dell'acqua, attentissimi a non farsi, farsi beccare, si va da Bettini. Eh, e quindi Bettini dice la, dice la sua. Il Partito Democratico è straordinario. Il Partito Democratico eh, non, 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 non esiste, non esiste diciamo, dal punto di vista mediatico della esiste certamente dal punto di vista politico e quindi è difficile sapere che cosa, che cosa pensa il Partito Democratico, anche perché sono vari partiti democratici. Poi, e chiudo. Eh, abbiamo questo segretario Enrico Letta, il quale io metterei in fila le dichiarazioni di Enricoletta durante il voto per il Quirinale. E, è una specie: diciamo che non, dire che non si capiva niente è poco, ma non perché lui non sappia esprimersi, ma perché la volontà di Enricoletta di non fare capire assolutamente nulla delle intenzioni del Partito Democratico e poi vedere come vanno le cose. Peter? Ma è andata esattamente così anche con l'elezione del Presidente della Repubblica. Perché poi diciamo, non ma, perché lo sapevamo noi, ma poi basta leggere poi cosa è venuto fuori sui giornali. Uh, il problema la sera in cui si parlò in maniera poi improvvida della Belloni, eccetera, è che lei per lui sarebbe andato benissimo. Poi appena si è reso conto, ha avuto la conferma che probabilmente quel nome uh, non sarebbe stato da, votato dai suoi in gran parte ha trovato più logico da parte sua mettere il cappello su un nome che andava bene a tutti e a lui andava bene anche dall'inizio. E lì ci sono cascati un po' Salvini e un po', un po Conte. anche Conte eh. di fronte a questa cosa, bene brava la Belloni. ma anche guardate che anche non è corretto dipingere Di Maio come una persona uh, pregiudizialmente contraria a L'Abelloni. La ricordiamoci preso... che ci è andato a pranzo no? e ha voluto diffondere la fatto. foto. Io questo lo so proprio per certo, a Di Maio andava benissimo la Belloni, però essendo un politico un po' scafato ormai da democristiano aveva capito anche lui a un certo punto del casino in cui si andavano a cacciare, perché se fosse stata eletta la Belloni vincevano in tre, vinceva Salvini... Vinceva Conte e vinceva lo stesso Letta se avesse avuto il coraggio di metterci il cappello in testa. Però Letta avrebbe sapeva... vinto anche Giorgia Meloni, eh? Non dimentichiamocelo sì, sì, che comunque. No, parliamo di quelli che perdono, certo. perché Giorgia Meloni ha vinto comunque. Letta poteva vincere e avrebbe stravinto, però poteva anche perdere. E quindi quello che ha immaginato è. Meglio giocare una partita che mi fa vincere poco, ma non mi fa perdere di sicuro, che giocarne una che mi può fare stravincere. Dire che io sono il grande leader che ha portato la donna, la novità e tutto il resto, ma che se perdo diventa rovinosa. È stata proprio semplice. Ecco Peter, poi. però volevo chiederti una cosa. E tu che hai diciamo, il controllo della, delle informazioni. Momento per momento, c'è una dichiarazione di Enricoletta in cui lui dice no alla Belloni? No! Ma... Eh no, aspetta, tanti, ma c'è una dichiarazione sì. in cui lui dice sia sì la Belloni? Esatto. Cioè, no. È straordinario. No, cioè, no, lui, lui, non lui, lui non ha detto nulla, cioè... e, e, no, no, ed no, è ha detto un genio un da questo punto di vista. O una presidente, e tutti hanno pensato: OK, sta parlando anche della Belloni. Sì, è vero, il nome c'era sul tavolo. Beh, non ha detto, non voglio una presidente, però nemmeno ha detto che la voleva. Certo. Meraviglioso. E allora... così hai dato Perché ragazzi, se l'avesse persa. Lui non era più segretario già da oggi sì. del Partito Democratico, <ride> perché l'hanno chiamato lì per caso dopo i disastri precedenti. E quindi il suo problema è arrivare il più vicino possibile alle elezioni e cercare lì, se ancora segretario, di dire OK, adesso gran parte delle liste le faccio io, sì. e, perché è quello il suo problema: cioè sopravvivere fino a lì portare e portare a casa la pelle in, in qualche modo in questo clima politico vuol dire vincere allora intanto vi aggiorno perché eh, Salvini anche in questo caso ha messo il cappello su Mattarella Mattarella d'applausi soprattutto sulla giustizia orgoglioso di aver dato contributo <ride> per la riconferma di Mattarella ma, ma, eh, <ride> eh, ecco io sa fantastico. sapevo che vi avrei fatto subito ma dai <ride> Suo, evidentemente chiuso in casa eh, può, può comunque postare queste cose sui social. Eh, Un'ultima cosa, a Manolo, perché ce lo chiedono ehm, le persone, una persona che sta guardando evidentemente questa diretta ci chiede ehm, di Maio: quanti grandi esponenti del movimento si porterebbe con lui? È difficilissima Oddio. questa domanda, Manolo. Allora, eh, innanzitutto, grandi eh, diciamo. Uh, di Maio può contare su una truppa parlamentare, gli attuali parlamentari che variano a seconda di chi si interpella. Tra gli 80 e i 100 parlamentari sul voto del Quirinale, poi realmente uh, si dovesse arrivare ad uno strappo. Uh, a questo momento, in questo momento, è davvero difficile uh, pronosticare chi va con chi. Chi, cioè, se si va a una conta, questo eh, al momento è davvero difficile pronosticarlo. Vabbè, allora nel caso noi ci aggiorneremo, è vero Antonio, continueremo questo certo. Quirinal Tango, cambierà nome ma ci aggiorneremo. Allora io però intanto vi ringrazio moltissimo, ringrazio Antonio Padellaro per questa idea meravigliosa di Quirinal Tango per averci accompagnato in questo percorso per l'elezione del Presidente della Repubblica. Grazie Antonio, davvero. Grazie a voi. E grazie anche a Peter che è stato con noi spesso. Grazie Peter, buon lavoro. E così come ringrazio Manolo Lanaro. e Aspettiamo come al solito i tuoi contributi sul sito del FattoQuotidiano.it. Grazie Manolo, buon lavoro. Grazie a voi. Vi lascio con una perla. Abbiamo Vai. intercettato uh, Pier Ferdinando Casini che insomma era dato molto per. Inabile, almeno fino a un certo punto eh, della partita, abbiamo provato a strappargli qualche dichiarazione all'ingresso, prima del discorso del presidente Mattarella. Ebbene, Pier Ferdinando Casini ci ha detto: Ragazzi, sarò in silenzio per i prossimi sette anni, mi aspettano sette anni. Di Silenzio Stampa ci <ride> ha salutato con questo, con questo saluto, <ride> con questo sorriso. Meravigliosa, grazie Manolo, grazie davvero. E allora, noi su questo vi salutiamo. Io approfitto per ringraziare tutte le squadre che hanno lavorato con noi, tutti i colleghi eh, qui della Redazione di Roma, ma non solo. Un grazie a voi che ci avete seguito in tantissimi eh, in questo percorso. E allora, che dire a presto. Buona serata.